Salute a tutti! Oggi andremo a vedere come riverniciare una parte della propria auto a casa con pochi soldi e in maniera semplice. Oggi andremo a vedere come personalizzare la nostra autovettura o riparare alcune parti con l'aiuto di due bombolette spray. Adesso molte autovetture che hanno gli specchietti di un altro colore rispetto al proprio veicolo, oppure volete voi avere gli specchietti del colore diverso perché avete il vostro colore preferito, il rosa per esempio, o il verde, e fare gli specchietti della propria autovettura di quel colore, oppure per avere dei particolari interni alla vostra vettura, sul cruscotto, sullo sportello, sulle maniglie per esempio, di un colore uguale o differente dall'esterno della vostra carrozzeria. Andiamo a vedere nel dettaglio come fare. È semplice, veloce e con pochi euro. Prendiamo per esempio uno specchio. Possiamo usare due bombolette e con pochi euro farlo da soli a casa nostra. La prima cosa da fare è carteggiare completamente la superficie da verniciare. In questo caso con una grana 600. Si può usare anche una 1000 o una grana più fina. L'importante è creare una superficie leggermente, con dei micrografi dove la vernice possa attaccare tranquillamente. Quello che ci occorre è una bomboletta con la vernice dello stesso colore della nostra autovettura. Nel caso in cui sia un grigio metallizzato chiaro, è possibile trovarlo in ferramenta in tutte le grosse distribuzioni. Nel caso in cui siano colori particolari, si può andare nelle ferramente specializzate per colori per auto che possono ricreare una bomboletta con lo stesso identico colore della vostra autovettura. Niente di più facile. Quindi iniziamo agitando la bomboletta e spruzzando ad una distanza di circa 30 cm delle mani, diciamo, dei strati regolari con la nostra bomboletta. In questo caso io sto facendo un grigio metallizzato. Quando si è asciugata, ripetere con la seconda mano, fino ad ottenere uno strato omogeneo e a coprire tutte le parti del nostro pezzo, del nostro supporto. Aspettare ogni tanto che si asciuga, ovviamente d'estate ci vuole meno tempo, d'inverno ce ne vuole più. Agitare sempre la bomboletta ogni tanto e procedere di nuovo fino a che il colore non è tutto uniforme. Non esagerare. Ottenuto uno strato omogeneo di colore come in questo modo, bisogna passare alla seconda fase, che è coprire con una bomboletta di trasparente spray. Lo stesso discorso vale anche per il trasparente. Una volta che si è asciugata, attendere circa 5-10 minuti che si asciughi completamente il colore, quando al tatto non è più appiccicoso, possiamo procedere con l'ultimo strato di trasparente spray. Applicare ad una distanza identica alla vernice, fino ad ottenere una superficie leggermente satinata, non deve essere lucida completamente la prima mano. Aspettare che si asciughi e procedere con la seconda mano. Questo è quello che otterrete. Ecco qua, in questo modo, con circa 30 minuti al massimo, potrete verniciare gli specchietti della vostra auto, piuttosto che lo sportellino della benzina, parti piccole dell'interno del cruscotto. In questo modo potrete personalizzare la vostra auto, ripristinare anche l'originalità se nel caso in cui di urto si fosse perso o rotto un pezzo. A spesa massima di circa 15 euro riuscirete a fare dei veri capolavori. Ciao!